Quindi, che cosa farete questo weekend? Io questo weekend me ne vado in Sicilia. Vabbè, adesso vi racconterò tutto quello che ho fatto. Prima di cominciare però vi avverto che sto partecipando a un altro concorso. Sì, lo so che sono sfigata e alla fine non vinco mai, però comunque è questo che fanno le persone sfigate, continuano a provarci. Quindi trovate il link in descrizione. È un concorso per vincere un viaggio in California. Mi piacerebbe molto avere la possibilità di andare là e fare dei video e rivedere anche i miei parenti, magari, visto che ne ho alcuni anche là in California, e farvi conoscere un po' di cosine della California, visto che io l'ultima volta che ci sono stata è stato tipo 11 anni fa, tantissimo tempo. Comunque pensavo di fare una cosa, per appunto non chiedervi semplicemente il voto, pensavo di fare un piccolo contest, nel senso, se votate e me lo scrivete qua sotto con un commento, io selezionerò fra i vari social, tra cui anche YouTube, tre persone a cui invierò magari qualcosina dalla California in caso io vinca e abbia la possibilità di andare là. Quindi niente, questo fine del discorso California, anche perché mi piacerebbe tantissimo andare. Anyway, lo scorso weekend c'è stato il Eat and Sleep the Casta a Cesenatico, seconda edizione del nostro raduno al Bagno Milano di Cesenatico, che è stato ovviamente super divertente, e spero sinceramente che voi, vi siete quelli che sono venuti, si siano divertiti di più di tutti, perché io ho avuto veramente una bellissima esperienza. Tra l'altro ringrazio la ragazza che mi ha regalato questa collana, che è fatta di semi ed è bellissima. E io e Letizia poi abbiamo fatto anche il live, cioè non vi dico l'ansia, perché io praticamente non ho mai occasione comunque di cantare live, se non appunto a questo Meet the Casta. E quindi insomma, dopo un anno rifare tutto è stato un po'... Spero che vi sia piaciuto, magari vi lascio qualche clip. This was only one, none of it me. You put your hands on, love my body and show me. Tell me you were ready. Holy moly, me oh my, you're the apple of the eye. Girl, I've never loved no one like you. Man, oh man, you're my best friend. Ice cream, victim, nothingness. There ain't nothing that I need. Everything is blue, his pills, his hand, his jeans, and now I'm covering the colors, pull apart of the sea, and it's blue, and it's blue. Everything is gray, his hair, his smoke, his dreams, and now he's so devoid of colors, he don't know what it means, and it's blue. Nonostante ciò, devo dire che è stato molto bello, soprattutto andare a caccia di Pokémon per Cesenatico, comunque i pazzi che ogni tanto mi seguivano, perché io vedevo magari questo Andratini, partivo proprio alla grande a cercarlo. Adesso come Pokémon Go sono a livello 14, ovviamente squadra gialla forever, e devo darmi da fare perché Nicolò mi sta riprendendo alla grande. Prima di Cesenatico ho fatto il giro nape con Nicolò, che è stato molto bello, però questa volta non ci sarà un video perché ve l'ho fatto poco tempo fa, non mi sembrava carino portare un video uguale, soprattutto perché abbiamo fatto anche meno tappe questa volta. Ringrazio tutti quelli che si sono preoccupati per noi quando ci si è fermata l'ape in mezzo alla statale a mezzogiorno, e siamo stati lì fino alle 3, non avevamo né acqua né niente perché era partito il cambio, e quindi veramente non... È stata un'esperienza mistica, iniziavo ad avere le allucinazioni, tipo, avete presente nei cartoni, tipo quando sei nel deserto e vedi le oasi, più o meno è stata una cosa del genere. Soprattutto
Cioè, era assurdo perché nessuno riusciva a capire dove eravamo, quindi io ho anche pensato che forse potevamo essere in un buco spazio-temporale dove noi credevamo di essere lì, ma in realtà le persone che passavano non ci vedevano perché nessuno si è fermato a chiederci: ehi ragazzi, siete in difficoltà? Avete bisogno di aiuto? No! Potete morire lì dove siete. Comunque, sì, adesso vado in Sicilia, domenica. Vado a casa di un mio amico Giorgio che abbiamo conosciuto durante il viaggio in Kenya. Andiamo io, Nicolò e altri ragazzi appunto che erano in Kenya. Quindi non abbiamo in mente di fare nessun raduno o altro, perché comunque saremo in compagnia e ci dispiacerebbe appunto magari organizzare così e lasciare loro poverini ad aspettarci. Però magari se ci vedete in giro per zona Palermo eccetera, salutateci, a noi fa un sacco piacere ogni volta. Io non vedo l'ora di andare là e provare la famosa granita siciliana, che non l'ho mai mangiata e tutti mi dicono: ah, non hai mangiato la granita? Se non hai mangiato la granita siciliana con la brioche, tra l'altro la granita con la brioche, ragazzi, come mi è venuto in mente, non lo so, mi fa troppo strano. Però comunque sono super curiosa di provarla. Dopodiché io e Nicolò dovremo fare un viaggio di 2 giorni per andare al Summer Jamboree di Senigallia. Se tutto è confermato e se tutto va bene, questa è una super news. Quindi, ah, che bello, sono contenta. E poi io tornerò su e trasloco. È ufficiale, sì, trasloco, cambio casa, vado ad abitare con Erika e Didi, io e lei andiamo a abitare insieme in un'altra zona di Milano. E quindi sarà un delirio, perché io l'11 vado in Thailandia, quindi io dall'1 all'11 devo traslocare, ma ho un altro viaggio nel mezzo. Quindi ragazzi, welcome to my life. Un viaggio piccolo in Italia, di vacanza tra l'altro, quindi non c'entra niente con... No, sto impazzendo, cioè non so come far quadrare tutto. Voglio un'altra me che fa le cose al posto mio, mentre non ci sono, sta qua e sistema la stanza. Avete mai desiderato di avere tipo giornate lunghe, tipo 36 ore? Sarebbe meraviglioso. Vabbè, comunque non stiamo qua a divagare. Vi ho fatto un piccolo aggiornamento sulla mia vita e spero di avervi tenuto compagnia in questi pochi minuti della vostra giornata. Se volete raccontarmi qualcosa o volete suggerirmi magari un tema per il prossimo Pillow Talk, scrivetemelo qua sotto e a me fa sempre sempre tanto piacere sentirvi, leggere i commenti, leggere le vostre opinioni, perché io i commenti li leggo tutti. Quindi ci vediamo